può nascere un fiore. Quest'anno è andato ancora benissimo. Ancora grazie a tutti. In me questa sera. Caro Alessandro, siamo ritornati qui. Oggi io non parlo più perché devi qui parlare, ecco. Alessandro. Ecco. Siamo, è passata un'estate bellissima per me. Tu cosa hai fatto? Cosa hai fatto? Tu stai benissimo. Occhi di ragazza, quanti cieli, quanti mari che vi aspettano. E allora che eravamo veramente ragazzini, tu come eri? Tu non eri nato. Gianni sottolinea sempre questa differenza di età che poi l'età non esiste. Non esiste. È una convenzione, guardando te. Per città che non conosco. Sempre sulla cresta dell'onda, con il suo sorriso, la sua voglia di comunicare emozioni attraverso la musica, con un occhio sempre puntato alla sua famiglia allargata. Ora infatti è in arrivo un altro nipote, il fratello dei gemellini Jacopo e Leonardo, figli di Marco e Sabrina. Stanno bene i gemelli, sì? Sì, benissimo. Adesso ne arriva un terzo. Poi la squadra Morandi, un giorno faremo un servizio tutti insieme. Tutte le promesse, tutte le speranze. Come è andata l'estate? Guarda, mi è piaciuta tanto quest'estate perché ho viaggiato molto, sono andato con mio figlio Pietro, piccolino, siamo andati prima a vedere gli europei di calcio, sai che lui è malato, è fanatico, appassionato. Poi siamo stati un po' al mare, nel Salento, siamo stati abbastanza bene, sereni, tranquilli. Quindi poi sport, tu ti muovi molto. Poi sono andati in Cina. Addirittura in Cina sei andato. Quindi per le Olimpiadi. Uno stacco di quanto tempo? Un mese? Sono stato 15 giorni a Pechino. Ho fatto anche uno spettacolo dove c'erano persone italiane, naturalmente di casa Italia, e anche persone cinesi. È stato uno spettacolo un po' particolare, divertente. E nel frattempo però pensavo già che, insomma, poi dovevi finita tornare, l'estate, dovevi riprendere le attività qui in Italia, insomma. Uno su mille ce la fa. Gianni non si ferma mai e così anche durante i viaggi estivi non perde mai occasione per cantare, sì, perché in ogni nota c'è sempre una parte del suo mondo, della sua vita, dell'uomo Gianni. Sempre mio figlio al fianco, sempre piccolino. Pietro, piccolino, ma ha iniziato a sentire le tue canzoni o ancora con le musiche lui contrasta un po' con la tua? Mi contrasta. Sì. Anche oggi gli avevo fatto sentire questa nuova canzone che Tricarico, conosci? Beh, Francesco Tricarico. Vita tranquilla, ha vinto il premio della critica a Sanremo, ecco. Insomma, ha scritto già Gianni avevi fatto delle... ecco. Lui mi ha scritto una canzone che si chiama Un altro mondo. Se sarà per sempre, questo mondo so. E l'ho fatto ascoltare a Pietro. Che ha detto? Ha avuto da dire. Anche in questo caso, come? Un autore nuovo, un autore che comunque, no? Sì, ma la doveva cantare lui. Lui è bravo, tu sei un po' ma... insomma, mi contesta. Ma secondo me i ragazzini, poi quando arrivano a 11-12 anni, sono più critici. Gianni Morandi non si sente il nonno classico, anche perché il figlio Pietro lo porta indietro negli anni, alla sua adolescenza che lui, in quanto artista, non ha mai abbandonato del tutto. Quando fai questi viaggi, l'artista in genere nel viaggio pensa, fa dei bilanci della propria vita e anche dei momenti di tranquillità dove tu pensi un po' al tuo futuro e al tuo passato e di cosa, quali sono i pensieri che ti accompagnano? Ma lì, sai, sogno sempre di fare un viaggio con tutte le persone care, no? Una volta... un gruppo? Una volta era andato... Tuoi nipoti, Una volta era andato alle Maldive, in un'isola delle Maldive, dicevo, pensa che bello venire qui. Non so, mia sorella, l'altra, i miei nipoti, mio figlio Marco con i due gemellini. Stringimi le mani, fuori passa il vento. Ogni tanto ci ritroviamo a casa mia a Bologna, ma sono quelle occasioni, o a Natale, o per una festa particolare, o per la comunione di Pietro, o per la festa di Giovanni, che è il figlio di Marianna, o di... Però una vacanza tutti insieme sarebbe bello. Sarebbe, invidi anche noi, posso venire a seguire. Se mi vieni a intervistare lì, lì è bello se vieni a intervistare. Grazie per te, anche lontano.
Il lavoro, la famiglia e lo sport sono punti fondamentali per Gianni e quando riesce ad armonizzare questi tre pilastri della sua vita, Morandi raggiunge la piena realizzazione di sé che esprime in ogni strofa musicale, in ogni gesto, in ogni sorriso. Ancora grazie a te, ma ci dobbiamo rivedere però. Certamente. Perché non mi è, qui io volevo farti altre domande, altre Senti, cose. Ma non sei mai venuto a intervistarmi quando faccio una maratona? Quando la fai la prossima? Prima di tutto la corriamo insieme e mentre corriamo tu mi fai l'intervista. È lì che ti voglio.